Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio farvi vedere come scaricare un font e come installarlo sia sul computer e come caricarlo sul programma per la Cricut, quindi per il plotter a taglio. Dunque, come prima cosa vi faccio vedere. Allora, partiamo un po' dai font che sono tutti qua. Abbiamo diversi font. Io metterei direttamente i primi font perché sono quelli che vanno meglio, diciamo, per quello che devo fare io a livello di plotter a taglio. Comunque ce ne sono, allora vi faccio vedere, per esempio, i decorativi, ci sono font di tutti i tipi, veramente per tutti i gusti. Tra l'altro, i font costano tantissimo. Per cui non perdete l'occasione di attivare la possibilità di utilizzare per un mese questo link di Creative Fabrica a $1, dove potete scaricare di tutto, perché è veramente un'occasione che non dovete perdere. Io tra l'altro cercherò di fare più video in cui vi faccio vedere come utilizzo le varie grafiche, i font, quello che c'è. Però mi raccomando, attivate questo abbonamento da 1 euro perché è un'occasione da non perdere, perché c'è veramente di tutto. Allora, dicevo, questi sono molto elaborati come fonte, ce ne sono veramente per tutti i gusti, ne vedrete qua, li cercate, ce ne sono tantissimi. Io in questo caso vado in Script and Handwritten, dove ci sono quelli che mi servono, come vi dicevo, per il plotter a taglio, e scelgo un font, volevo un font un po' moderno. Vabbè, per esempio, Strong Girl, no, 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 è simile a uno che ho già scaricato, perché io ne ho già scaricati un tot. Vediamo un po'. Vabbè, per esempio, scarichiamo questo che è particolare, va? Ma no, 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 non mi piace, non l'ho scelto prima. Questo Nathalie è troppo simile all'altro. Vediamo un po', perché volevo una cosa un pochino un po' diversa da quelli che ho già scaricato, perché vi dico, ne ho già scaricati tutta una serie, quindi allora va bene, scarichiamo questo per esempio, perché visto che questo qua, che ci avviciniamo al Natale, potrebbe andare bene, quindi questo Wonderful Christmas. Allora, cosa faccio? Clicco sul font in questo modo, quindi mi aprirà la finestra. Vi fa vedere un po' di esempi su come è stato utilizzato il font. Vedete qua, così avete un'idea di quello che di quello come vengono le scritte. Perché noi in questo caso io ho l'abbonamento in cui in questo come voi, se attivate quello da $1, potete scaricare quello che volete, quindi tutto è disponibile, altrimenti chiaramente ci sono i costi. Per cui uno prima di comprare magari cerca di capire se era proprio quello che voleva, e quindi si va a guardare le varie opzioni. Dopodiché, qui nella compatibilità vi dice che è compatibile con Windows, con Apple, con Linux, per la Cricut, Silhouette e le altre macchine. Noi a questo punto facciamo download e ce lo scarichiamo. Vedete che qui me lo sta scaricando, si chiama Wonderful Christmas e me l'ha messo nella mia cartella download. Quindi a questo punto cosa faccio? Abbasso il mio programma, vado nelle mie directory. Vado qui su Download e vedete che c'è Wonderful Christmas. Quindi io cosa faccio? È una cartella zippata, quindi il tasto di destro del mouse, faccio estrai tutto, me lo estrae in questo caso nella stessa directory, se volete con sfoglia potete metterlo dove volete direttamente, e a questo punto io all'interno della mia cartella ho il mio font. Cosa faccio? Clicco 2 volte sopra il font, così lo vedete di nuovo, e qua do installa. Me lo sta caricando. In questo caso secondo me è identico, io provo a installare anche questo, infatti non. Allora, in questo caso è lo stesso font, mi dice che il tipo di carattere è già stato installato, sostituirlo no perché l'ho già installato, va bene così. Altrimenti può capitare altre volte che vi diano, oltre al, no, al normale, quindi il font normale, il bold, l'italico, quindi quello inclinato, per cui voi li potete installare tutti quanti. In questo caso ce n'è solo uno e io l'ho installato. Questo cosa vuol dire? Che se io vado a scrivere, vi faccio vedere, apriamo tipo
WordPad semplicemente, eccolo qui, io lo apro, qualsiasi file di testo, proviamo a scrivere prova font, ok, quindi lo evidenzio. Se io vado in ordine, sono in ordine alfabetico, quindi qui dovrei trovare il mio, si chiamava Wonderful Christmas, eccolo qua. Ingrandiamolo un po' perché altrimenti non si vede, e questo è il nostro font che voi adesso avete installato nel sistema e potete utilizzare tutte le volte che volete. Ora vi faccio vedere, quindi chiudo, non salvo perché non mi serve, apro il programma di CricCut Design Space che è qui, lo sposto qui sul mio desktop, c'è di tutto di più. Non so se il vostro è nelle mie stesse condizioni, fatemelo sapere perché ogni tanto devo fare pulizia, però devo ordinare, ordino le cartelle, però alla fine non ho mai tempo e quindi spesso mi ritrovo col desktop in queste condizioni che poi non trovo mai i file che mi servono al primo colpo, ma fa niente. Allora, sto aprendo CricCut Design Space perché io ho la CricCut, ma se avete Suleta avrete il vostro software dedicato, non cambia nulla, quindi voi saprete come usare il vostro software. Io vi farò vedere adesso su Design Space come funziona il font. Faccio un nuovo progetto, ingrandiamo la finestra, vado su testo e anche qui scrivo prova font. Ok? Ora, questo è in CricCut Sans che è un font. Io cosa vado a fare? Vado a cambiare il font. Allora, intanto avevo solo font con crenatura che in questo caso tolgo così vedo tutti i font. Dopodiché qui ho tre possibilità. Ho tutto, cioè ci sono sia i font di CricCut che del mio sistema, o solo font del sistema o solo font di CricCut. In questo caso io metto font del sistema così faccio più in fretta a trovarlo, visto che sono in ordine alfabetico. Vado al fondo e troverò il mio. Wonderful Christmas, non ricordavo più il nome, l'avevo dimenticato. Eccolo qui, vedete? Quindi io lo clicco e questo è il font che io posso utilizzare da stampare con la mia CricCut. Vedete, è semplicissimo, vi ho voluto far vedere come scaricare, come installare un font, vi farò altri video in cui utilizzerò le risorse digitali di Creative Fabrica e mi raccomando, approfittate dell'offerta dalla descrizione dal link che trovate sotto il video per abbonarvi a $1 per un mese perché così imparerete a conoscere il programma e vedrete quante risorse digitali importantissime potete trovare. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un abbraccio e un bacione. Ciao ciao!